Oggi è giorno mercoledì ed è la puntatina dei bimbi. Sì. Grazie Signore Gesù per questo giorno. Vi parla la sorella Cristina e il fratellino Samuele. Samuele, alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Grazie Signore. Facciamo un applauso a Gesù. Applauso a Gesù. Oggi parleremo di una storia molto bella. Però facciamo una preghiera prima. Grazie Signore Gesù per questa puntata, per questo giorno, Signore, che tu ci hai concesso. Un giorno bellissimo, pieno di sole, Padre Santo, ma anche con un po' di vento. Ma in tutto quello, anche se abbiamo il sole e anche se abbiamo il vento, noi ti diciamo grazie, Signore Gesù. Apri le nostre orecchie, dacci intendimento per poter capire quello che ci vuoi dire. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Oggi parleremo di una piccola storia che si trova nel libro di Luca. Luca. Ok? Capitolo? Perché i ragazzi? Okay. Libro di Luca, capitolo? 3. Ok? Dove sta? No! Perché ragazzi? Quando me? 5 come il sogno! Tu hai 4 anni, fratellino Samuele ha 4 anni, più avanti farai 4 e mezzo. Ok, ascoltiamo tutti insieme. Qui praticamente Gesù, si tratta di una storia dove c'è Gesù, dove è seduto con i suoi discepoli, è di notte, e viene, dice, arriva un capo dei giudei, ok, che di nome Nicodemo. Vediamo, Nicodemo. Ok, questo uomo era come era una persona che conosceva le scritture, no! Conosceva la parola di Dio. E allora si avvicina a Gesù e gli dice: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore che viene da Dio, perché nessuno può fare i miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Allora Gesù gli disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Allora Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo della mamma? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vediamo, Samu. Cosa vuol dire nascere di acqua? La persona che cosa deve fare? Si deve... acqua! Si deve... buttare l'acqua. Deve entrare nell'acqua. Quindi si deve, affinché i suoi peccati siano perdonati... Una persona che cosa deve fare? Si deve ravvedere e poi? E poi? Battezzarsi! Battezzare! Si deve battezzare, quello vuol dire nascere di acqua, ok? Perché quando la persona entra nell'acqua, tutti i suoi peccati vengono puliti. E quando esce dall'acqua è come se nasce di nuovo. Allora diventa una nuova creatura, dice il Signore, okay? E quindi nasce di acqua, ma anche di spirito. Cosa vuol dire di spirito? Un giorno il Signore, quando se n'era già andato in cielo, aveva detto ai suoi discepoli di aspettare la promessa che sarebbe arrivata a loro. Allora i suoi discepoli, tutti quelli che avevano creduto in Gesù, più o meno 120 persone, si erano riuniti in un luogo alto, okay, a pregare.
E quando stavano pregando, dice che ci fu un suono come di un vento impetuoso che soffia. Soffia, vediamo. E riempì la casa dove essi erano seduti. E riempì loro e apparvero loro delle lingue come di fuoco. Ok? E tutti iniziarono a parlare in altre lingue. E tutti furono riempiti di Spirito Santo. E cominciarono a parlare in altre lingue. Quello vuol dire essere nato di Spirito. Cioè quando il Signore ti riempie del suo Santo Spirito e tu inizi a parlare in altre lingue. In lingue che solamente... E inizia a parlare tu con il Signore, ok? Diventa una conversazione intima tra te e il Signore. Per quello Gesù gli dice a Nicodemo: se non nasci di acqua, quindi se non ti battezzi, e se non nasci di spirito, quindi se non parli in lingue, se non ricevi lo Spirito Santo, non puoi vedere il regno di Dio. Amen. Quindi lo stesso vale per tutti noi bimbi e per tutte le persone che vogliono conoscere a Gesù. Loro devono cambiare vita, si devono ravvedere, devono capire che si comportano male davanti a Gesù e fanno molte cose che a Gesù non piace e Gesù è triste. Sì. Quindi piange, sì, sì, piange quando ci comportiamo. Il sangue. Il tuo amico gli è uscito il sangue? Ah, ok. Gesù piange anche quando noi ci comportiamo male, ok? Quindi tutte le persone che non conoscono a Gesù e che decidono di cambiare vita, si devono ravvedere, si devono battezzare in acqua e devono ricevere lo Spirito Santo. Quindi allora ricapitoliamo, Samu, cosa dice la Bibbia? Cosa bisogna fare affinché i nostri peccati siano perdonati? Ravvediti e battezzati nel nome di Gesù. Gesù, esatto, dove dice quello? Atti 2, 38. 2:38, esatto. Quindi è bello sapere che c'è la possibilità di abitare nel regno con Dio se ci battezziamo e se riceviamo lo Spirito Santo parlando in altre lingue. Che bello poter parlare in altre lingue. Tutti possiamo parlare in altre lingue conforme allo Spirito ci dà l'abilità. Amen. E anche tu che mi stai ascoltando, anche tu lo puoi ricevere. Basta che sempre preghi al Signore e gli dici: Signore, io voglio ricevere lo Spirito Santo, quella promessa. Io so che sono piccolo, però io lo voglio ricevere, voglio parlare in altre lingue. Aiutami a saper, aiutami a capire, dammi discernimento. Sai perché cosa serve, anche perché cosa è buono avere discernimento? Per poter saper scegliere tra il bene e il male. A Gesù piace che noi facciamo il bene, mentre invece piange quando facciamo il male. Quindi ci dobbiamo comportare sempre bene e fare la sua volontà. Amen. Dobbiamo pregare, dobbiamo imparare a pregare. Se magari tu che mi stai ascoltando non sai pregare, o magari dici: ma io non prego molto, non importa, c'è sempre un nuovo giorno, una nuova opportunità per imparare a pregare di continuo, in ogni momento. Va bene? Non devi pregare soltanto quando fai la pappa e ringrazi, va bene, ma non devi pregare solamente quando mangi. Tu preghi quando ti alzi la mattina? Gloria a Dio, ma non è sufficiente. Preghi quando vai a letto? Gloria a Dio, ma non è sufficiente. Devi pregare in ogni momento.
momento della giornata, quando torni da scuola, magari ti togli il giubbotto, ti togli la felpa, lasci lo zaino, tu dici, mamma, vado in camera. Allora chiudi la tua camera e ti metti a pregare, capito? Ti metti a pregare e stai un momento lì con il Signore per ringraziarlo. Dice, grazie Signore, io ti ringrazio per un giorno di scuola, per le mie maestre, per la mamma, ti ringrazio per il lavoro di papà, ma ti ringrazio perché io so che tu compirai la tua promessa su di me, donandomi lo Spirito Santo che tanto io voglio. Amen. Quindi in ogni momento possiamo pregare, dobbiamo cogliere l'occasione sempre e devi dire a mamma, mamma vieni, prega con me, vediamo. Mamma, no, aspetta, ti mamma. Giochi, non ti la giochi. No, non si tirano i giochi, quindi tu devi dire mamma, 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 vieni, prega, chiara, con me. Con me. Amen. E quindi mamma dice, certo, andiamo a pregare. E poi magari ti può chiedere la mamma, vuoi pregare per qualcosa di specifico? Sì! Sì! Io voglio ricevere lo Spirito Santo! Voglio parlare in altre lingue. Però l'importante è che voi chiediate a mamma, se c'è a casa la mamma, però se c'è anche papà a casa, dice, papà, vieni! Prega con me! Preghiamo a Gesù! Amen? È sempre è molto importante quello. Quindi, bimbi, Gesù! Gloria a Gesù! Un applauso a Gesù! Sì, quindi, questa era la piccola storia di Gesù e Nicodemo. Dove il Signore gli dice in verità, verità, ti dico, Se uno non nasce di acqua e di spirito, non può vedere il regno di Dio. Quindi nascere di acqua vuol dire battezzarsi. E nascere di spirito vuol dire ricevere lo Spirito Santo parlando in altre lingue. Sì! Come dice Atti 2:38, nel nome di Gesù! Gesù, come dice Atti 2:38. Amen, alleluia. Allora, bimbi, ci salutiamo, ci vediamo. Ci vediamo ci vediamo quando? Domenica. Domenica. A cantare. Cantare. E lodare. Dare. Chi? Chi? Gesù! A lodare Gesù, amen. Grazie Signore, grazie per questo giorno e per questa opportunità di aver parlato un pochino della tua parola. Sì. Pace di Cristo. Pace di te. Dio vi.